Qui, allora, ecco, ora è partita la registrazione. Questo è un elettroscopio, ragazzi, è formato da una bottiglia di vetro. Cioè, in alto ci deve essere una pallina, ma questo ha un altro, per un altro scopo ha questo cilindro, non ha importanza. Una bacchetta verticale e qui si vedono le fogliette che dovrebbero essere d'oro, ma in realtà sono ovviamente di carta stagnola. Se no, l'Antonella sarebbe già scappata con le fogliette d'oro. No, scherzo. Adesso, questo qui vedremo tra l'altro l'utilizzo di questo. Poi lì anche la bacchetta col panno. Lì vicino, Sì. benissimo. Allontano un pochettino l'elettroscopio, così si lo vedono meglio i ragazzi. Sai cosa devi fare, Antonella? Mettiti a tutto schermo sul computer anche tu la tua visione, così vedi anche tu quello. Ecco che ti vedo finalmente, bellissima Antonella. Tuo marito non te lo dice mai, vero? Te lo dice Tutto schermo, spero di riuscirci, come sì, si fa? basta che metti che c'è il puntino, quella specie di puntina, lo metti lì così vedi anche tu quello che vediamo noi. Non lo so, vediamo se riesco. Sì, vedi, se tu clicchi al centro compare una piccola, come si chiama? Una piccola Non vedo puntina. niente. Ragazzi, sono imbranata in queste cose. Ma più che altro con il mousepad, così vedi anche tu quello che vediamo noi. Dovrei vedere come si fa a mettere tutto schermo, perché non lo vedo. Tutto schermo, no? No, se no, non vedi quello che sto proiettando io ora. Cavoli. No, non lo vedo. Cioè, nella. Vediamo, 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 vediamo. I ragazzi lo vedono, sì. Se no fa niente, dai, non fa niente. Aspetta, forse ce la faccio, forse l'ho visto. Cavolo. No, 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 non lo vedo tutto schermo, ragazzi. Datemi una mano, Ma ti perché vedi te stessa? io sì. Allora, guarda che se clicchi lì sopra compare una specie di puntina a disegno. Se premi su quella ti mette tutto schermo il tuo. Puntina da disegno. Sì, se vai c'è una puntina a disegno, se clicchi lì, vero, lo tanzio che c'è una puntina a disegno. Come puntina da disegno? Ah sì, sulla figura di ciascuno c'è l'immagine di una puntina, se clicca sopra quello schermo rimane, gli viene la schermata principale di Meet. Eccola, sì. Ok. Visto? Se clicca sopra, la persona in questione non va più via dal suo schermo fino a quando non lo sblocca lei. Capito? Vedete adesso? Benissimo, esatto. Ora, adesso vedi anche tu quello che vedono i ragazzi, ora, giusto? Voi lo Sì. vedete tutti? Lei, come si chiama? Nicolò Pero, lo vede? Sì, si vede. Benissimo, più esatto, così va bene. Adesso sfrega una bacchetta nera con la lana, energicamente, energicamente. Lo osservate tutti, anche se sto registrando, state attenti, eh? Adesso toccherà la nostra, ok? Ora tocchi. Sono divaricate? Io le vedo, Sì, voi le vedete? eccole qua, guarda come sono divaricate, le vedete? Vedete come sono divaricate? Qui nella bottiglia. Adesso Le vede Chiara Maria? no, adesso sì. Visto? Adesso sì. Esatto, sì, vedono benissimo. Prova adesso a togliere la bacchetta e a toccare col dito il metallo. Visto? Si sono annullate, giusto? Perché le cariche sono andate attraverso il corpo a passare marchi, hanno raggiunto la terra e si è scaricata. D'accordo? Sei d'accordo, Antonella? Capito tutti? Beatrice, Pozzi, ha capito? Sì, prof, ho capito. Benissimo, ora usiamo sempre l'elettroscopio, ma invece della bacchetta che produce poche cariche, usiamo un metodo più. Adesso spostiamo un attimo quello, e questo che vedete è la macchina di Wimhurst, dopo vi scrivo come si scrive, comunque Wimhurst, dopo ve lo scrivo anche sul GEM. Ebbene, come vedete è formata da un disco, anzi esattamente da due dischi.
che corrono in direzione opposta. Mettigliela in diagonale un pochettino, in modo che la vedo di taglio. Lo vedete? Come vedete c'è una manovella sulla destra, giusto, quella lì. Poi ci sono due cinghie che fanno girare i due dischi. Prova a muoverla molto lentamente. Vedete che i due dischi girano in senso opposto perché una cinghia è rivoltata. Poi vedete che qui in alto, lì, ci sono degli elettrodi che strisciano contro, esatto. Attenzione a non prendere scosse, Antonella. Girano un attimo come prima, un po' di, non proprio tutta, ma un pochino. Vedete che sul disco ci sono attaccati i pezzetti di stagnola, giusto? Quelli lì, a loro volta, stregano uno sull'altro e elettrizzano proprio quando la professoressa De Marchi stregava con la lana la bacchetta. Ha capito, signor Emanuele Nicolò, questo concetto? Poi, ok? Capito? Poi gli elettrodi, questo qua sono collegati a quei due elettrodi, ora girano tutto davanti, i due elettrodi, quelli lì, sono due bacchette, come vedete si possono spostare, ve lo fa vedere l'Antonella. Adesso, vedete che ci sono quelle altre due bacchette, quelle più piccole, tirale su a 90 gradi, così facendo metti a contatto gli elettrodi con quelle due cilindri di sotto, li vedete? Quei due cilindri sono le bottiglie di Leida. Anche queste tra poco vi spiego che cosa sono, no? Così facendo, quando l'Antonella gira, caricherà quelle due bottiglie di Leida, che sono due condensatori. Anche i condensatori ve li spiegherò meglio in seguito, che permettono di accumulare delle cariche elettriche, esattamente come la bottiglia accumula l'acqua, queste accumulano la carica elettrica. Adesso, attenzione, adesso prova a far girare, alternare un attimo l'elettroscopio e prova a far girare energicamente nel senso giusto. Attenzione. Avete sentito questo rumore? Questo rumore sono delle scariche. Un attimo, Antonella. Adesso avvicinate loro in modo a toccare i due elettrodi. Sentito? Adesso riallontanali un momento come prima. Ecco, così va bene. Adesso mettilo un po' di taglio, per favore, in modo che si vedano. Ecco, così, un po' più indietro, in modo che gli elettrodi sono sul blu. Ecco, sul blu della porta. Sì. Girano, ecco, così. Prova a girarla di nuovo. State attenti, ragazzi. Ha visto, Chiara Maria? Ha visto che roba? Ok, ok. Come Chiara Maria? Ha visto? Sì, ho visto. Questi sono in pratica dei... Sono delle scariche elettriche in atmosfera. Quindi lei come li chiamerebbe? Dei? Dei fulmini. Fulmini, ha creato dei fulmini artificiali. Più gli elettrodi sono lontani e più il fulmine è intenso, no? Notate che invece se la prof De Marchi abbassa di nuovo le altre due levette, quelle due lì, disconnette gli elettrodi dalle bottiglie di Leida. Ora prova a girarlo. Sentite, non si vede bene, però c'è una carica continua ora che scocca tra i due elettrodi. Prima ogni tanto zac, 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 zac. Adesso invece c'è una carica continua, una scarica continua. Sei d'accordo, Antonella? Questo è dovuto al fatto che prima la carica entrava nelle bottiglie di Leida e quando queste erano cariche, allora scaricavano, un po' come la bottiglia che trabocca, e allora dagli elettrodi scaricava fuori questo. Stessa cosa, quando la nube è carica di elettricità, con la bottiglia di Leida, non ce la fa più e scarica la corrente elettrica. Avete capito tutti? Alessia, ha capito? Sì, prof. La macchina Wimhurst è una macchina elettrostatica che permette di realizzare scariche molto intense, come vede. Adesso sposto un po' di più verso sinistra la macchina, Antonella, per favore. La macchina è proprio per visato così. Adesso mettiamo vicino di là l'elettroscopio.
in modo che, ecco, che si veda, e vediamo di avvicinare, no, ma in modo che l'elettrodo della macchina sia vicino all'elettroscopio, quindi probabilmente dovrei girare un pochettino la macchina, oppure il computer, ecco così, benissimo. Adesso lo mette di lì e gira in modo, non è necessario che lo tocchi, basta che sia vicino. Osservate adesso l'elettroscopio, eh? Esatto, ha scaricato l'elettroscopio, vai. Si vedono le figurine? Si vedono, vero, Chiara Maria? Avete visto? Appena ha girato, guardate cosa è successo. Ok, stop. Ha visto che le foglie hanno subito un fenomeno di divergenza notevole? Ha visto, Chiara Maria? Sì, prof. In pratica è successo un fenomeno di cosa? Comincia per I. Chi me lo dice per primo? Avete assistito al fenomeno del... Comincia per I. Induzione elettrostatica. Dico bene, Serena Vignaroli? Gaia? Sì, ho capito. Bene, la pannella ha girato la macchina. Le fogliette sono strofinate. Hanno caricato l'elettrodo, in questo caso positivamente, dato che i dischi sono di plexiglass. E allora, qui nella parte destra che voi vedete dell'elettroscopio si è formata una carica negativa, in quella opposta positiva. E intanto l'enorme carica ha raggiunto le fogliette e le ha fatte divergere. Ha capito, Chiara Maria? Sì, ho capito, prof. Lei, Giulia, ha capito? Squellati, sì, ha capito? Bene, Squellati, ha capito? Sì, ho capito, grazie. Adesso scarico pure l'elettroscopio, attenzione, Antonella. Ecco, bene, visto che appena lo tocca sono cadute. Adesso vediamo la bottiglia di Leida. Anzi, prima ancora l'elettroforo. Sì. Oh, ragazzi, magari la cosa la facciamo qualche minuto più tardi, ok? Siete d'accordo, Beatrice? Così prima finiamo e la pressa dei marchi non la disturbiamo più. È d'accordo, Beatrice? Sì, va bene. Allora, notate che adesso ho messo questo strumento che è l'elettrometro. Invece delle fogliette, l'elettrometro ha una lancetta. Non si vede molto, ma adesso ve lo fa vedere meglio. Ecco, vedete che ha una lancetta lì? Eccola lì. Vedete che ha una lancetta? Purtroppo tutto trasparente, tutto di vetro, quindi. Naturalmente, è protetta. Adesso, per il resto è come un elettroscopio, ma invece delle fogliette ha una lancetta di metallo. Adesso la mette vicina anche lei all'elettrodo e ora lo fa girare, esatto. E ora lo farà girare. Non so se avete visto la lancetta. Si vede? Sì. Io la vedo che si è spostata. Voi la vedete, ragazzi? No, ma dov'è che sta la lancetta? Fa vedere meglio, Antonella. Sposto un pochettino l'elettrometro. Ah, ok, non si vedeva. Si vede molto bene, ma avete visto come si è alzata? Prova a toccare ora l'elettrodo. Visto che la lancetta è tornata giù. Riuscite a vederla o male? Vado a prendere qualcosa da mettere dietro per fare un po' scuro. Grazie. L'elettrometro, intanto ve lo dico, è il primo strumento ideato per misurare l'elettricità, l'elettrizzazione. Al posto della... Ecco, benissimo. Guardate. Sì, perfetto. Si vede, sì. Che vedete? La vedete ora la lancetta? Perfetto. Andiamo. Visto? Avete visto come sta? Sì, adesso si vede. Benissimo. Purtroppo dobbiamo fare cesta virtù, Chiara Maria. Avete visto come si è alzata? L'ha caricata al massimo. Ora, se tocca l'elettro, attenta, Antonella. Togli quell'altro elettro. Ecco, va bene, si è scaricato. Avete visto? Una volta, durante una dimostrazione con i ragazzi, ho preso una tapata io.
Sì, anch'io tante volte lo credo, però. Tutti si sono messi a ridere con gli scemi. Vabbè, comunque, avete capito tutti, ragazzi, questo? Beatrice Monti ha capito? Sì, prof. Laura ha capito? Sì, sì, prof. Benissimo. Ora vediamo la bottiglia di Leida. Allora, la bottiglia di Leida è quella... Sì, appoggio la... Esatto. È questo strumento. Si chiama... Indovini, signorina Alessia, perché si chiama bottiglia di Leida? Perché è costituita da una bottiglia, cioè ha la forma di una bottiglia. Perché di Leida? Perché l'ha inventata Leida. Oh, Antonella, tutti mi ripetono la stessa cosa. Signorina Alessia, Leiden, in italiano Leida, è una città dell'Olanda, dove c'era l'università dove l'hanno inventata, capito? Prof, la mia geografia non è ad altissimi livelli, quindi ci stava l'errore. No, ma grazie alla Gelmini la geografia di nessuno è ad altissimi livelli, capisce? Va bene, comunque, la bottiglia di Leida, adesso la professoressa De Marchi vi farà vedere che c'è un contenitore cilindrico di plexiglass, giusto? Vedete? E si può estrarre, guardate, ecco, vedete? È ricoperto di stagnola all'interno e c'è, vedete? E si può estrarre questo, vedete? Dentro è una bottiglia ricoperta di stagnola e c'è dentro un treppiede di metallo con un coperchio a sua volta di plexiglass per isolarlo, lo vedete? E questo tocca il treppiede, la base in, a sua volta in stagnola. Capito, Ferrara? Alessandro, ha capito? Sì, sì, prof. Vede bene? Sì, sì, vedo bene. Adesso la professoressa De Marchi mette la bottiglia di Leida, che scrive proprio così, L-E-I-D-A, secondo altri L-E-Y-D-A, ma va sempre bene, lo mette in modo che l'elettrodo della macchina Vimus tocchi esattamente l'elettrodo della bottiglia di Leida, qui deve toccarlo, eh? Attenzione dopo perché sarà super carico. Adesso, all'inizio inizialmente era scarico, giusto Antonella, la bottiglia di Leida? Infatti lei l'ha toccato e non ha visto, non ha preso la scossa, quindi è scarica. Adesso lo sai Antonella che tutti i maschi della quarta H stanno aspettando che tu prenda una scossa per ridere? Lo so, immagino. Vedi. Cattivoni, vero? Vi immaginate tutti i capelli dell'Antonella che si rizzano così? Allora. Una vera generatore qua di Vandergrazia. Va bene, ora attenzione, la tonnella girerà ora la cosa. Non vedete niente di particolare? Ecco, esatto. Semplicemente sta caricando la bottiglia di Leida. Credo che possa bastare, Antonella. Adesso allontano un pochettino Winfurst e indietro, forse è meglio più indietro, cosa dici? Ecco, prendi l'elettroscopio. Con le foglie? Sì, con la foglia d'oro. Lo scarica, come vedete, è toccato e scarico. Vedete che le foglie sono giù. Adesso la professoressa prende la bottiglia di Leida e tocca l'elettroscopio. Visto cosa è successo, ragazzi? Le fogliette hanno divaricato tantissimo, vedete? Eppure non ha toccato la macchina di Vicious. Cosa vuol dire? Che la bottiglia di Leida è una bottiglia in grado di accumulare, invece che un liquido, elettricità. Infatti, che voi ci crediate o no, nei primi secoli, 600-700, si era convinti che l'elettricità fosse un fluido, il fluido elettrico, dove ce n'era di più era carica positiva e dove ce n'era di meno era la carica negativa. Sei d'accordo, Antonella? Sì. Lei ne sa di fisica più di me, ragazzi. No, non è vero, ma comunque. Ma guardate che lei ha un'esperienza di 25 anni, vero, come tecnico di laboratorio, eh? E guarda che ne impari più tu a fuori di sentire noi, vero Antonella? Beh, no, è bello però imparare. È bello. Infatti.
La bottiglia Ileida è il primo esempio conosciuto di condensatore, cioè di strumento, non di macchina, strumento, dispositivo capace di accumulare elettricità al suo interno. Attenzione, perché se la professoressa De Marchi toccasse la sferetta della bottiglia Ileida prenderebbe una tapata, perché quella si carica parecchio, eh? Infatti non lo devi fare, perché dovrebbe toccare, per esempio, il bordo della lavagna, secondo me, per esempio. Lo vedi il bordo di metallo della lavagna? Sì. E se lo tocchi lì dovrebbe scaricarlo. Infatti, questa è la stessetta. Visto, ragazzi? Ok. Infatti ora prova ad avvicinare il dito, ma con cautela, eh? Mica da prendere davvero una... Non l'hai presa, vero? No, visto che è scarica, hai visto? Sì, infatti ora prova a scaricare l'elettroscopio col dito e avvicina la bottiglia di lei da adesso. Un pochino si carica ancora. Vedi, sì, un pochino, perché c'è sempre un po' di carica, è vero, si è caricata lo stesso, però rispetto a quella che aveva prima non era più sufficiente, infatti, per... Vediamo, non era più sufficiente comunque per... Adesso no. Visto, l'ha scaricata tutta. Ha capito, Alessia? Sì, prof. Marianna, ha capito? Sì, prof. Giulia? Giulia? Beh, comunque, spero che abbia capito. Sia Giulia Pasta che... Lei, come si chiama l'altra? Alice, ha capito? Stanno facendo colazione, Antonella. Sì, ho capito. Lo so, sto scherzando. Adesso, per ultimo, vediamo la, come si chiama? L'importante, vediamo la gabbia di Faraday. Guardate, questa qui è una, vedete proprio, è una gabbia, come quella del passerotto, con una base, sì, ci serve l'elettroscopio comunque. Comunque, vedete qui. Un attimo comunque, qui vediamo la gabbia. La gabbia, come vedete, ha una base di metallo, fai vedere che si può sollevare, Antonella, vedete? Ha una base di metallo che però è isolata con piedini di plexiglass, e si appoggia sopra. La gabbia di Faraday, vedete che non è un involucro totale, no? Non è un guscio, è una gabbia, si può mettere dentro la mano, giusto? Però questa, dato che è conduttrice, le cariche vanno tutte, Chiara Meazza, dove vanno tutte le cariche? In un conduttore. Sulla superficie. Benissimo, sulla superficie esterna. Osservate che la professoressa De Marchi ha in mano un, lo vedete? Ha in mano un cavetto con spina banana. Ve l'ho già fatto vedere un cavetto del genere, sì, vero, nel passato. E come vedete ha dei coccodrilli, quelli lì che ha in mano, si chiamano i coccodrilli, sono delle vere e proprie pinzette conduttrici, vedete? Il coccodrillo è proprio il nome tecnico di queste, che permettono, vedete, di agganciarne una alla gabbia di Faraday e una a un elettrodo della macchina di Wimshurst. Ora attenzione, adesso lei mette l'elettroscopio all'esterno, aspetta, prima l'esterno. Okay. Un po' più lontano in modo che si veda, e lo metti da toccare l'esterno della gabbia di Faraday. Sì, giusto, lo vedete? Adesso fa girare e guardate le fogliette dell'elettroscopio. Vedete che subito l'elettroscopio ha divaricato. Siete tutti d'accordo, ragazzi? Come si chiama? Lattanzio, ha capito? Ha visto? Sì, ho visto, è chiaro. Gilberto, ha visto? Sì, prof. Bene, chi altri non ha nominato oggi? Non voglio lasciare fuori nessuno. Michelle, ha visto? Spero di sì, naturalmente. Adesso scarica l'elettroscopio, esatto. L'ha scaricato. E ora lo mette dentro la gabbia di Faraday. Così, esatto, dentro. Mettilo, esatto, in modo che si vedano bene le fogliette. Ecco, le vedete, vero? Sì. Le vedete? Le vede, Chiara? Bene.
Adesso farà girare anche con una certa energia la macchia Wimshurst. Sì, un pochettino di varicano, sì, è vero, perché c'è sempre carica, ma sempre purtroppo un po' di carica entra, ma meno che di quanto non era l'elettroscopio fuori. È d'accordo, Sirina Visintin? Sì, sì, sì. Quindi è... sì? Mi scusi, ma l'elettroscopio sta toccando la è a contatto con la gabbia o no? Lo tocca? No, anche se lo toccasse, la carica andrebbe fuori e quindi non arriverebbe. Chiaro. Vedete che così l'ha annullato, vedete, esatto. Anche se toccasse, un pochino di varicano, però guardi, pochissimo rispetto a quanto succedeva prima. Praticamente dentro la carica non entra. Quindi se la passata marchi lei fosse dentro, quella, una gabbia così, ovviamente di dimensioni adeguate, e io facessi girare l'impazzata con la macchinetta là, lei non prenderebbe nessuna scossa, potrebbe stare lì tranquillamente a mettersi lo smalto per unghie, perché tanto non sentirebbe nessuna carica. Sei d'accordo, Antonella? Alza un pochettino il video così tutti vedono l'intera gabbia, per curiosità. Esatto, ecco, vedete la gabbia, c'è anche il gancio sopra, infatti qualcuno l'attacca là sopra il coccodrillo, comunque va sempre bene. Naturalmente non deve toccare la gabbia esterna, la professoressa De Marchi, sennò prende una bella scossa, naturalmente, cosa che naturalmente è da evitare, infatti dopo scaricala prima di toglierla. Io non so come ringraziarti per quello che ci fai vedere. Noi ci vediamo dopo al... esatto, noi ci vediamo dopo all'una, d'accordo con la prima. Ora ragazzi, ringraziate la professoressa Marchi. Arrivederci, buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci. Bene, ciao Antonella, grazie, a dopo. Allora, attenzione ragazzi. Sì, qui stacchiamolo pure, esatto. Allora, attenzione ragazzi, adesso vi faccio fare la pausa. Su questa cosa qua che avete visto, naturalmente lì la Marianna è lì che è tutta trepidante, no? Dice ma allora dovete fare la relazione su questa cosa che avete visto qui. Attenzione, la relazione su queste esperienze che di elettrostatica, il titolo sarebbe esperienze qualitative di elettrostatica, naturalmente, no? E potete aggiungere anche quella che abbiamo fatto l'ultima in classe, no? Ah, tra l'altro adesso interrompo anche la registrazione perché a questo punto non ci serve più, naturalmente, interrompi la registrazione, ok?